Anche se Alan è fuggito nel bel mezzo dell'allenamento, dobbiamo comunque pensare che riusciremo sicuramente a vincere la finale. D'altra parte, credo che si renda conto che, essendo il capitano della squadra, e se vuole continuare ad esserlo, deve assumersi tutte le sue responsabilità. Forse Alan non merita di essere il capo, perciò dimentichiamoci di lui e riprendiamo il nostro allenamento da dove l'abbiamo interrotto. Lo scopo di questo allenamento è scoprire come poter sconfiggere la proto numero uno di Jean. Come tutti sapete, sono stato io a costruire la proto numero uno. Però non è più la stessa macchina che ho costruito io. E adesso temo proprio che possa riuscire a batterci. Ma forse c'è un modo. Ora vi mostrerò una cosa. Ecco, questa è la mia nuova macchina. Questa nuova macchina si chiama Ultima Serie 01. Ultima Serie 01? Esattamente. Ho messo tutte le mie conoscenze e esperienze in questa macchina. Ho analizzato i disegni della proto numero 1 e ho aggiunto l'efficienza che è la caratteristica di tutte le macchine dei nobili guerrieri. Praticamente si tratta di una macchina completamente nuova, però ci vuole un guidatore esperto per riuscire a farla andare al massimo delle sue capacità. Allora stai parlando di Alan? No. Si è rifiutato di allenarsi con noi, quindi non si merita questo grande onore. Vuol dire che uno di noi quattro guiderà quella macchina? Adesso basta scherzare. Il campione rimango sempre io. Ma Alan! Ma mi ha rotto il mio binocolo! Ma come hai potuto farmi una cosa simile? Sono oggetti molto costosi! Non è colpa sua, ma dei fulmini! Che guaio, è davvero un ragazzino viziato! Non sono state le sole cose che si sono rotte. Numero uno! Ma che cosa è successo? Ora vi racconto. Sono andato al Tempio della Luna, dove Jean e gli altri membri della squadra si stanno allenando. Io e Jean abbiamo deciso di fare una gara infernale. Infatti il percorso che hanno scelto si chiamava Percorso Infernale, perché non si poteva mai sapere dove e quando il geyser salta fuori. Hai visto, numero uno? Hai visto là? Fermatelo, basta! Questo è quello che è successo. Ho imparato una cosa mentre stavo correndo contro Jean. Le nostre macchine non potranno mai battere la sua numero uno, qualunque cosa facciamo. Ecco perché, Francesco, ho bisogno di quella macchina nuova. Mi rifiuto. Non potrei mai darla a una persona che ha rovinato il nostro allenamento e una macchina così importante. No, non posso. Sono disposta ad accettare qualsiasi punizione, davvero. Però ho bisogno di quella macchina per riuscire a distruggere l'altro numero uno di Jean. Alan, tu vuoi quella nuova macchina tanto quanto noi. Sì, scusa tanto se te lo dico, ma forse tu non la meriti più di noi. Potrà avere la nuova macchina soltanto chi dimostrerà di essere il vero campione dei nobili guerrieri. Oh, Alan. Allora non pensate che io sia abbastanza bravo da meritarmi quella macchina? Francesco, perché non facciamo una gara con la macchina nuova? Va bene, ci sto. Ma Francesco, Alan, sei anche tu un pazzo. Come puoi pensare di vincere con la numero uno ridotta in quelle condizioni? Sapevo che Alan fosse folle, ma non fino a questo punto. La numero uno è troppo conciata. Non ce la può fare contro la nuova macchina di Francesco, anche se Alan la ripara al meglio. Sì, però non sarebbe nessuno se non si comportasse da pazzo. È questa la sua forza. Si batte con coraggio contro chiunque, anche se è molto più forte di lui. Sì, forse questa volta ha superato ogni limite, però è bravo. Alan, non hai un momento da dedicarmi? Che cosa c'è che non va, nonna? Mi sembri un po' strana.
Sei tu che ti comporti in modo molto strano. Non meriti più di essere mio nipote. Non mi sto comportando in modo strano. E poi non saprei. Davvero, nonna, io non ho proprio niente. Devi credermi, è la pura verità. Sì, invece, stai pensando troppo alla gara con quell'uomo. In questo assomigli a tuo padre. Sei testardo proprio come lui. Però c'è una piccola cosa che ti rende diverso da tuo padre. Eh? Non ti ricordi quello che ti ha detto un giorno? Papà, dimmi perché. Voglio sapere perché devi per forza partecipare a quella corsa lasciando me e la nonna da soli e senza aiuto. Avanti, dimmi perché, papà! Perché mi piacciono le auto. E poi le auto sono oneste. Se tu ami davvero la tua auto e la curi con amore, lei ti ricambierà e correrà come nessun'altra al mondo. Fra te e la tua macchina si instaura un rapporto di fiducia. E quando mi siedo e impugno il volante, sento che siamo una cosa sola, un'unica entità. E tu, dimmi, Alan, ti senti una cosa sola con la tua macchina? Sì, ecco, credo di sì. Quando io e la mia macchina diventiamo una cosa sola, sento che io sono il più grande. Mi sento finalmente vivo. Provo la stessa cosa. Hai ragione. In questo momento ti interessa soltanto battere la proto numero uno, non è vero, Alan? Se tu avessi veramente pensato di essere una cosa sola con la numero uno, certo non sarebbe successo quello che è successo. Devi avere maggior cura della numero uno e fidarti molto di più delle sue capacità e vedrai che ti ripagherà. Hai ragione. Va bene, adesso facciamola finita. Ho parlato fin troppo oggi. C'è un fantasma, ho sentito un fantasma! Ma che cosa stai dicendo? Ho sentito degli strani versi che venivano. Sì, venivano da quella caverna laggiù. È vero, si sente qualcosa, ma non si vede niente. Davide, perché non vai tu? Sei il più coraggioso. E va bene, andrò io a vedere cosa c'è. Ma perché mi sono offerto di andare io per primo? Va tutto bene, Davide? Credo di sì. Non sembra affatto una caverna naturale. Sì, hai ragione. Forse si tratta di un rifugio antiaereo costruito durante l'ultima guerra. Io non sopporto né la guerra né i fantasmi. Basta, non ce la faccio più. Voglio uscire di qui. Guardatela. Questo è il rumore del vento. Quando il vento passa attraverso i buchi, fa sempre questo strano rumore. Ah! Ero sicuro che fosse una cosa del genere! Ah! Va bene, brutto buco! Adesso ci penso io! Avanti, allarga il buco! Lasciate, Davide, smettila! Davide, lascia perdere! Aiuto! Vieni via, Davide! Fuori di qui, aiuta! Ehi, fermatevi, è pericoloso! Ma che cos'è? È un elmetto. Sì, ma non si tratta di un elmetto qualunque. È un oggetto molto particolare, sapete? Ah, ehi, guardate! Guardate là! Oh! Ah! Ma questa deve essere la Folgore. Può anche essere. La Folgore è stata colpita durante la guerra e si pensava fosse affondata. Magari sono riusciti a ripararsi in questa caverna, oppure chissà che cos'è successo veramente. Magari la stavano costruendo qui e la guerra è finita prima che fosse pronta. Sì, può anche essere che fosse una base del nostro esercito. Comunque non hanno lasciato alcuna traccia. Non avrei mai pensato che ci fossero dei resti della guerra qui. Mi ricorda il rally infernale. Il rally infernale? Che cosa vuoi dire, Francesco? Molto tempo fa, Damiano mi ha raccontato una strana storia. Durante la Seconda Guerra Mondiale hanno costruito una particolare macchina da corsa che aveva lo scopo di migliorare tutte le tecniche strategiche di ogni paese.
Hanno costruito un tunnel sul fondo del mare per il percorso. Si trattava di un vero e proprio rally per la sopravvivenza che correva per tutto il mondo. E appena la guerra è terminata, anche il rally è stato dimenticato. Non ne sono rimaste tracce evidenti o posti di controllo o cose simili. Però ho sentito dire che ci sono delle persone che stanno ancora correndo quella gara in qualche parte del mondo. È una gara durissima e nessuno è mai tornato a casa vivo. È la gara più difficile del mondo e si chiama Rally Infernale. Oh no, il Rally Infernale. È una gara difficilissima. Damiano e io l'abbiamo provata. E dopo più di 3 anni che stavamo correndo... Tra poco dovremo arrivare al posto di controllo. Speriamo di arrivarci prima che faccia giorno. Abbiamo bucato. Fermati, fermati! Non può essere, quello non è un buco normale. Qualcuno ci ha sparato. Damiano! Come stai, Francesco? Rispondi, su, rispondi. Non ci vedo più, mi dispiace. Ci penso io. Stai fermo, ho quasi finito. Ecco fatto. Così non dovrebbe più farti male. Eh? Oh. Eccoli qua, capo, tutti e due. Molto bene. Avete causato dei grossi problemi nella mia città, perciò vi condanno a 3 anni di lavori forzati, chiaro? Ma non è colpa nostra, qualcuno ci ha sparato, ci deve credere. Vuoi dire che qualcuno come lui vi ha sparato? Sì, riconosco il fucile. Ma allora siete stati voi! Calma, amico, in questa città sono io la legge. Damiano, ti prego, stai calmo, stai calmo. Avanti, lavorate! Avanti, non battete la fiacca! Coraggio, fannulloni! Siete qui per lavorare! Forza, alzatevi! Ehi, questi sono i nuovi arrivati? Sì, e li lascio nelle tue mani. Va bene. Avanti, pivelli, prendete il piccone e andate subito a lavorare! Aspetta un attimo. Il mio amico ha bisogno di un dottore. Devi portarlo via subito. Mi dispiace tanto, ma qui non ci sono dottori. Qui si lavora! Scusi, capo, lo sceriffo vuole parlare con lei. Siete fortunati, amici. Ma tornerò presto. Ehi, Francesco. Dimmi, come sta il tuo amico? Questa è la storia. Il manager dei guerrieri neri, il saggio Po, mi ha salvato la vita. È stato davvero Po? Ma allora ecco da dove viene quella cicatrice che hai sul viso. Proprio così. Non ho l'aria davvero duro con questo sfregio. Però non avrei mai detto che quel vecchietto fosse un medico. Non è un dottore, è un monaco. Ma certo, mio caro amico, sei stato operato seguendo la tecnica medica dei monaci cinesi. Quella è la nostra macchina. Già, lo sceriffo l'ha presa, l'ha riparata e adesso se la tiene lui. Quello è il diavolo della città. Tutte le persone che vedete qui sono state catturate da lui per essere costrette ai lavori forzati. Noi lavoriamo per lui e lo facciamo arricchire. Io sono stato preso durante un mio viaggio. Devo però convenire che almeno qui si mangia tutti i giorni. Ehi, voi tre, cosa state facendo? Non siete qui in vacanza! Tornate qui subito a lavorare! Come ti permetti? Signor Po. Non vedi, è troppo vecchio per lavorare. Oh, ma certo, certo. È un povero vecchio che non serve più a niente. Ma che cosa dici? Se ti prendo io... Damiano, fermati. Quell'uomo non riuscirà a fermarmi. Io ritornerò a correre e vincerò. E poi finalmente ritornerò da Alan. Tornerò a casa. Tornerò a casa.
Questa forse è l'occasione buona. Avanti, Francesco, riprendiamo la nostra macchina. Scappiamo da questo posto e ritorniamo a correre. Sì, hai ragione, proviamoci. Vengo con voi. Che cosa? Ce l'abbiamo fatta! Ce l'abbiamo fatta! Non sapevo fingessi così bene. Grazie a te ci siamo avvicinati alla macchina. Voi due non lo sapete, ma sono un grandissimo attore. Sì, hai imbrogliato anche noi due. Ehi, guardate! Ci stanno inseguendo. È chiaro, ragazzi? Dobbiamo riportare la macchina allo sceriffo, altrimenti quello ci uccide. Dobbiamo riportarla a qualsiasi costo! Sì! Più forte, più forte! Che cosa? Non riesco ad accelerare. La macchina sembra in ordine, ma non riesce a prendere velocità! E adesso? Non ci rimane che affrontarli. Non c'è altro modo! Tu resta in macchina, Po! Allora vi siete arresi? Attento, Francesco, facciamoli avvicinare di più. Incredibile! Che potenza! E allora ti arrendi? Ma certo! Comunque, anche se mi avete battuto, non potete fuggire di qua. La strada è bloccata e non avete via d'uscita. Ho sentito che siete corridori. Perché non fate una gara con me adesso? Vedi di spiegarti meglio. Guardatela! Quella roccia si chiama Roccia del Leone ed è l'unica via per uscire di qui. Se vincete voi, vi dirò dov'è il passaggio segreto. E se invece perdiamo? Non mi rimane che arrestarvi. No! Aspetta, Po, fermati. Anche se riusciamo a distruggerlo, non potremo mai uscire di qui. Lascia che pensi io a lui. Vuoi dire che accetti la sfida? Sì, però devo poter usare la mia macchina. Questa! Oh, sei sicuro, Damiano? Vuoi dire che quella macchina era... Proprio così. Quella macchina era l'Horizon, da cui sono state create la proto numero 1 e la numero 1. Bravo. L'Horizon?